Un network ibrida, cross device, funziona sia per iOS che per Android. È stato sviluppato utilizzando l'SDK utilizzando Titanium. È stata una buona esperienza per noi, perché ci ha aiutato a imparare quali sono le potenzialità e anche un po' i limiti degli attuali servizi JSON esposti da Lightpay. Su questo abbiamo iniziato infatti a lavorarci, abbiamo lavorato anche insieme con Lightpay e abbiamo implementato Lightpay Connector. Lightpay Connector è qualcosa di molto simile al mobile SDK di Lightpay. Sostanzialmente vi costruisce in maniera agevole, è un tool che vi prepara già tutto lo strato di comunicazione col portale dalla vostra app mobile. La differenza rispetto al Lightpay Mobile SDK, il Lightpay Connector è stato fatto per Titanium, quindi per applicazioni ibride. Pier ne parlerà sull'ultimo speech di oggi. Un'altra piccola premessa è il calendario. Noi abbiamo lavorato insieme con Lightpay per costruire il calendario, perché crediamo veramente che il calendario sia un'applicazione molto importante e fondamentale, soprattutto in scenari internet e anche altri tipi di scenari. Ed è questo il motivo per cui noi abbiamo costruito tre applicazioni sul calendario. La prima è TalDub, è open source, quindi potete scaricarla, provarla, utilizzarla e dateci per piacere il vostro feedback. La seconda è l'integrazione tra il calendario di Exchange e quello di Lightpay, sempre per altri due, e l'ultima, la più recente che abbiamo fatto, è il connector tra il calendario di Google e quello di Lightpay. Più che un connector è proprio una vera e propria sincronizzazione. Ma siamo qui per parlare di ECM. Cosa è l'ECM? Beh, possiamo partire da una definizione. Un Enterprise Content Management possono essere, per esempio, le strategie, i metodi, i tools usati per reperire, gestire, archiviare e così via, contenuti e documenti legati a un processo organizzativo. Questa è una definizione su cui ci siamo basati e dalla quale siamo partiti per implementare la nostra soluzione. Beh, il punto di partenza sicuramente possono essere i documenti. I documenti sono in realtà solo uno delle migliaia di forme di contenuti che ci sono in un sistema informativo. Ce ne sono molte altre con la stessa importanza, magari anche più importanti, come per esempio le conversazioni, gli eventi del calendario, altri tipi di media, come immagini, video, messaggi email e così via. Tutte queste informazioni dovrebbero essere gestite da un tool, da un content management abbastanza evoluto. Gli utenti probabilmente vorranno utilizzarli fruirli in differenti modi e possibilmente non legati solo al browser web, ma anche utilizzando altri tipi di tecnologie. Per cercarsi in maniera efficiente da sorgenti differenti e così via. E cosa c'entra Lightpay con ECM? Beh, quello che noi pensiamo è che Lightpay è una buona base per un ECM evoluto, cioè un buon punto di partenza, ci offre delle solide fondamenta. E nel mercato sembra che non siamo gli unici a pensarla così. Questo è, per esempio, un semplice tweet, ma ce ne sono molti altri che parlano di Lightpay come un Enterprise Content Management. Lightpay si è evoluto molto, partendo dalla versione 4, dalla versione 5, dalla versione 6, creando sempre più funzionalità. Beh, per esempio, stiamo parlando della versione 6.2, già nella 6 in realtà, abbiamo la Document Media, il Web Content, le Dynamic Data List, Blog, Wiki, Calendar. Sono tutte funzionalità che ci dà già il portale in out-of-box, sono funzionalità native che abbiamo già acquistando o scaricando il prodotto e provandolo. Ma soprattutto quello che ci offre il portale è la possibilità di definire nuovi tipi di contenuti, semplicemente installandoli come dei plugin. Beh, dietro questi portal che abbiamo visto, cosa abbiamo? Abbiamo un'architettura, abbiamo l'asset dei framework, il framework architect, i metadati, il workflow, tutta la parte social, tutto l'engine di ricerca.
E partendo da questo abbiamo scelto di implementare nuovi framework che vivono insieme a quelli di Lightfield, che estendono le funzionalità con nuovi portlet e con anche delle estensioni delle attuali implementazioni del portale. E quello che andremo a vedere oggi è come l'abbiamo fatto e qual è la nostra esperienza, magari vedendo quali feature abbiamo implementato. Dal punto di vista tecnico abbiamo seguito due percorsi principali. Il primo è gli asset. Gli asset, probabilmente già li conoscerete, sono un'astrazione che Lightfield dà di qualsiasi tipo di contenuto. E quindi ho una serie di portlet, anche out of box, che mi vengono fornite dal portale, per gestire questi tipi di contenuti, che sono fruiti alla stessa maniera da differenti tipi di applicazioni. E soprattutto io posso implementare asset come plugin di terze parti, posso scaricare, posso prendere un plugin dal marketplace che definisce degli asset in cui le mie portlet possono mostrare quel tipo di informazioni. Il secondo aspetto molto importante che abbiamo seguito è la modularità. Avete già visto sullo speech precedente si parlava di SGI. Lightfield sta puntando molto su SGI, già nella versione 6.2, ma soprattutto nella versione 7 sarà uno degli elementi fondamentali. Modularità cosa significa? Modularità ha anche dei vantaggi, ha soprattutto dei vantaggi, quindi significa semplicità di testing e di mantenibilità e soprattutto la possibilità di fornire a chi ha necessità solo le applicazioni di cui ha bisogno, senza fornire una piattaforma completa. Ed è un percorso che abbiamo seguito anche noi costruendo le CM, ovvero abbiamo sviluppato una serie di plugin di cui chi ne ha effettivamente bisogno può installare solo quel plugin, senza avere un unico bundle monolitico. Sfortunatamente però quando siamo iniziati abbiamo cominciato a lavorare con la versione 6.2, era una pre-release di Lightfield, e SDI non era ancora completo. Quindi abbiamo utilizzato altri tipi di partner per creare questo tipo di modularità, come l'output listener, il portlet e il portal class invoker, che ti permette di effettuare delle chiamate tra diversi class loader, e sono cose che chi c'era di area bootcamp ha già visto. Ok, partendo da queste basi, cosa abbiamo implementato? Poi andremo a vedere anche come le abbiamo implementate. Abbiamo implementato l'Advanced Search, per esempio. Cioè un portlet che si affianca al portlet di ricerca di Lightfield per fare delle ricerche un po' più avanzate, magari filtrando su degli attributi dell'entità. I lookup field, che sono sostanzialmente dei campi di autocompletamento dove la sorgente dati può essere esterna. E anche questi definiscono degli attributi sull'entità. Gli asset set, che sono dei package, sono degli asset che definiscono un insieme di asset da gestire. Poi andremo a vedere meglio. Gli asset action, che sono delle azioni che posso eseguire su qualsiasi tipo di asset, in maniera manuale o in maniera automatica. L'asset synchronization è un'altra parte di framework che abbiamo implementato e per esempio abbiamo utilizzato per il calendario, per l'integrazione con Google Calendar. Sostanzialmente sincronizziamo gli eventi del calendario di Lightfield con gli eventi definiti in Google. Estensione a Document Library e firma digitale. Ok, facciamo una piccola demo veloce su alcune funzionalità per vedere come sono state implementate. Questo è un Lightfield 6.2. Ok, qui per esempio abbiamo la Document Library, immagino che già la conoscete, la Document Library di Lightfield, in cui posso andare a gestire dei document type. Dei document type non sono altro che una struttura sul mio documento, che non è fatto solo da un file, ma da un insieme di metadati. Qui per esempio cosa ho fatto? Ho creato un document type di tipo project record,
in cui vado a indicare che il mio project report ha un inizio, una data di inizio, una data di fine, ha un cliente di riferimento, ha un budget e una descrizione. Quindi sono tutti campi che posso associare al mio documento. La cosa particolare che abbiamo implementato è per esempio questo, il customer. Non voglio vedere in questo caso che l'attributo associato al mio documento, che mi definisce chi è il cliente, si trovi all'interno di altri. Perché magari i clienti li gestisco con un sistema esterno, può essere un ERP, un CRM o qualcos'altro. Questa è un'implementazione che abbiamo fatto e sono a quelli che accennavo i lookup field, ovvero qui vado a definire qual è l'assorbente dove recuperare la lista di, dei clienti. Andiamo a vedere poi come funziona. Posso aggiungere un nuovo, per esempio qui, project report, dove do una serie di informazioni tra cui il cliente. Questa lista, questo è un campo di autocompletamento, la lista di queste informazioni viene recuperata in questo caso da una dynamic data list, perché abbiamo implementato come esempio una sorgente esterna che è una dynamic data list. Abbiamo implementato anche altri tipi di sorgenti esterne, come dicevo prima per un CRM. Magari vi faccio vedere anche la dynamic data list, penso la conoscete, definisco una struttura per un tipo di contenuto, per esempio manage definition, customer. Qui ho definito che il mio customer è composto da un ID, da un nome, da una descrizione e poi qui sul mio lookup vado a definire quali campi andare a mappare nel campo di autocompletamento e quindi voglio che il campo chiave sia il nome e il valore invece venga recuperato dal lì utente. Qui ho utilizzato come esempio la dynamic data list perché mi erano comode avere tutto in locale, quindi potevo andare semplicemente dai customer a review e aggiungere un nuovo customer e poi lo troverò a questo punto nella lista. Altra funzionalità di cui vi parlavo era la ricerca avanzata. La ricerca avanzata mi permette di cercare per esempio su un tipo di asset, definendo anche subtype, per esempio voglio cercare solo il project report e tra i vari campi ho anche il mio campo di lookup. Quindi posso cercare solo i documenti relativi a un specifico, in realtà non tutti i documenti, solo il project report più un specifico cliente. E quindi riesco a fare una ricerca più mirata sulle esigenze. Metto un valore a caso, in questo caso, e qui trovo un documento. Altra feature che abbiamo implementato, le azioni che posso fare a questo punto su un documento. Su un documento posso spostarlo nel cestino, direttamente dal risultato della ricerca, posso decidere di firmarlo, cioè applicare una marca temporale sul documento, utilizzare la firma digitale, o posso anche inviarlo via mail. Queste funzionalità le vado a definire con un altro plugin esterno, in cui riesco a estendere e aggiungere funzionalità a una porta di ricerca. Ormai finiamo il discorso della firma digitale. La firma digitale l'abbiamo implementata per, in questo caso, integrarsi con i servizi di Aruba, quindi non ho la necessità di avere un dispositivo hardware su cui applicare la dove viene descritta, diciamo, l'impronta. E semplicemente autenticandomi posso generare, questo però non funzionerà, perché non ho le credenziali, però possono mandare un messaggio nella subbus, indicando di firmare questo documento. Quindi vedo la firma in corso. Altra funzionalità interessante che abbiamo implementato proprio per estendere il concetto di enterprise content management, soprattutto in scenari un po' più business, è l'archiviazione sostitutiva. E quindi il mio documento non viene solo archiviato all'interno di Lightfield, ma può essere archiviato anche in un sistema esterno.
Anche questo, il sistema esterno posso definirne più di uno e deployare anche dei miei plugin che si dichiarano come sorgente esterna di documenti, come storage esterno. E quindi qui posso aggiungere una serie di documenti. Quante voglio? Marcare tutto come pronto per la pubblicazione e poi mandarlo in archiviazione esterna, magari con un sistema sicuro che gestisce tutta la ridondanza dei dati e tutto quello che serve. Ultima feature che vi faccio vedere in questa breve demo sono gli asset set. Gli asset set sono effettivamente degli altri asset che descrivono asset differenti e quindi sono sostanzialmente un package di contenuti di qualsiasi forma, di qualsiasi tipo, a cui posso associare degli attributi e gestirli come se fossero un unico pacchetto. Il vantaggio è che posso agganciarli anche a sistemi esterni. Pensate a un workflow. Un workflow può gestirmi la fase di approvazione non del singolo documento, ma di un insieme di documenti. Ok, abbiamo fatto questo piccolo demo veloce. Rivediamo un po' di funzionalità, cosa abbiamo implementato e come magari l'abbiamo implementato. L'Avanced Search, come dicevo, ti permette di fare delle ricerche avanzate su specifici attributi del vostro contenuto, indicando su quale contenuto filtrare. Abbiamo visto altre funzionalità tipo il delete, eccetera. La parte interessante è, per esempio, come abbiamo implementato l'Avanced Search. L'Avanced Search non abbiamo fatto altro che utilizzare ciò che Life già ci dava. Cioè, Life ci fornisce già un framework di indicizzazione su cui puoi fare delle query e delle interrogazioni. In Life 6.2, i precedenti, ho utilizzato Lucene come engine. Per Life 7 si stanno muovendo ad utilizzare un altro framework che è Elasticsearch. Un altro engine che al suo interno utilizza comunque Lucene, però ci dà una serie di funzionalità maggiori, come per esempio report, statistiche, l'utilizzo degli indici e molte altre funzionalità. Questo è qualcosa che stiamo implementando sulla prossima rete di dati. Però già adesso ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno per fare delle ricerche molto avanzate e in maniera molto performante, perché ovviamente lavorando sull'indice non vado a stressare il database ed è molto performante. Quindi feature dell'Avanced Search estensibile, abbiamo customizzato non molte cose, ma abbiamo comunque una roadmap su questa funzionalità, ovvero vorremmo introdurre anche la facetta search in questo plugin. Come sapete c'è già nella porta standard di Life, vorremmo introdurre anche in questo porta di estensione e anche la funzionalità, che può essere molto comoda, di memorizzare le ricerche effettuate dall'utente, ovvero un utente può salvarsi le ricerche effettuate per poterle ripetere in un secondo momento, oppure l'amministratore può preconfigurare la porta di ricerca per filtrare solo alcuni elementi. Il lookup field, quel che abbiamo già visto, il vantaggio è che riesco a supportare molti tipi di asset come documenti, web content e molti altri. L'abbiamo implementato come ex plugin, questo perché come vi accennavo prima, il tema della modularità, ovvero io voglio che qualsiasi sviluppatore, non solo di SMC, ma chiunque voglia utilizzare questo tipo di feature, possa implementare un plugin che fornisce la sorgente dati dove recuperare i possibili valori, i customer, come dicevo prima, i clienti. E come abbiamo implementato? Abbiamo fatto, tramite l'ex plugin, abbiamo definito un'interfaccia, il lookup search, e un registry utile, dove vengono registrati sostanzialmente le varie sorgenti. Questo l'abbiamo definito a livello di S plugin, quindi viene visto con il class loader, inserito nel class loader del vostro container, dell'application server, e i vostri plugin, come nel nostro caso il DDL e il lookup, non deve far altro che al momento dell'installazione definire e implementare l'interfaccia lookup search e registrarsi. E poi si registra, non viene più utilizzato. E quindi a questo punto la nostra parte di customizzazione del portale o le altre
portal che vogliono utilizzare per tutte quelle funzionalità, possono sempre sapere quali sono le tipologie di sorgenti dati che sono installate nella nostra applicazione. Su questa feature stiamo lavorando con Liferay per diciamo portarla a standard con la versione 7. L'obiettivo è che i lookup field diventino sulla parte core del portale. Asset actions, quello che abbiamo visto prima, ovvero posso per esempio creare delle azioni in maniera manuale, con un pulsante, in maniera automatica sui miei asset, per esempio. Posso definire che all'aggiornamento di un web content accade automaticamente qualcos'altro. Posso eseguire degli script groovy o invocare dei servizi esterni. All'aggiornamento di un documento, all'eliminazione di un documento, alla creazione, qualsiasi azione posso fare su qualsiasi tipo di asset. Questo è il principio che abbiamo utilizzato soprattutto perché Liferay ci permette di farlo. L'utilizzo dell'asset è un'astrazione del contenuto su cui possiamo lavorare in maniera, diciamo, crossover. Non devo andare a capire qual è la tipologia specifica del contenuto per effettuare delle operazioni. Anche su questo poi abbiamo una roadmap, vogliamo dare maggiore estensibilità via plugin, implementare un'interfaccia grafica un po' più user-friendly nella definizione dei ruoli e delle azioni che possono essere eseguiti. Altra feature molto interessante è l'asset synchronization, quella che vi dicevo che abbiamo utilizzato per esempio per il calendario. Viene effettuata una vera e propria sincronizzazione tra gli asset del vostro contenuto, in questo caso erano eventi del calendario, ma potrebbero essere qualsiasi tipo di contenuti, e per esempio Google o una sorgente dati esterna, quindi un vero e proprio framework di sincronizzazione. Ok, abbiamo poi esteso la document and media aggiungendo altre funzionalità, magari anche più spinte da esigenze business, come la generazione automatica del titolo del documento, la propagazione dei permessi tra le folder e i file, e così via. Firma digitale. Come vi dicevo prima, la firma digitale, anche questa è molto importante su alcuni scenari. Si riesce a implementare facilmente, come abbiamo fatto noi, il supporto per i siti CSM, facilmente, c'è stato un bel po' di lavoro, la creazione delle impronte digitali sui documenti, e quindi questo l'abbiamo implementato sia con i servizi di Aruba, come vi dicevo, sia utilizzando smart card o dispositivi hardware fisici. Nulla vieta di implementare nuovi tipi di metodi di firma. Come abbiamo implementato questa soluzione? Abbiamo visto prima il portal di firma digitale in cui io inserivo uno o più documenti e poi demandavo la firma. Viene mandato un messaggio sostanzialmente nel Messa Plus dicendo: ehi, ho questo documento da firmare, qualcuno può firmarlo. A questo punto, se io ho un listener su questo tipo di messaggio, sarà lui a ricevere il messaggio e applicare la firma digitale. Può essere fatto in maniera asincrona. Il message bus di Liferay, ne hanno parlato anche gli altri simposi, è un fratello minore di un enterprise service bus che viene già fornito dal core del portale. E viene utilizzato, lo utilizzate anche voi quotidianamente quando viene registrato un utente. L'invio della mail viene fatto in maniera asincrona, viene utilizzato in quel caso il message bus. Poi lo vedrete nello speech di Mauro dopo, che ne parlerà anche tu del message bus e come fare integrazione utilizzando il message bus. Ultima feature, non voglio annoiarvi troppo, è l'asset set. Come dicevo, anche questo è un nuovo tipo di asset e il vantaggio di essere un nuovo tipo di asset è che posso gestirlo come un vero e proprio asset, quindi posso cercarlo nella parte di ricerca, posso applicare della categorizzazione a questo pacchetto di asset, posso fare tutte le feature che mi vengono fornite dal mio framework, dal mio portale. Ok, chiudo con una roadmap veloce. Ok, quello che abbiamo visto è come abbiamo utilizzato Liferay per aggiungere delle feature e cercare di colmare il più possibile il gap tra Liferay come piattaforma, come ad oggi, e un Enterprise Content Management System completo. È un lavoro lungo, nel senso, ci sono altre molte funzionalità che vogliamo implementare e su cui ci stiamo lavorando, sia noi sia insieme a Liferay.
Nella nostra roadmap, per esempio, c'è il main server, ovvero vogliamo esporre la document library di Lightway utilizzando il protocollo IMA. Quindi dal vostro client mail potete gestire, trascinare le mail tra cartelle e lavorarlo e utilizzarlo come storage. In realtà utilizzato la document library di Lightway. Tecnologie, semantic technologies, record management system, questo è un punto importante, vorremmo implementare un qualcosa che tiene traccia di qualsiasi cosa accade all'interno dei miei contenuti, specialmente per sui documenti. Capturing, alla fine, ovvero stiamo lavorando insieme con FSoft per implementare un sistema completo di paperless, ovvero vogliamo scannerizzare e reperire informazioni direttamente da documenti cartacei e trasformarli in maniera digitale. Ok, per questo sia tutto. Se avete delle domande? Temi documentali e ci occupiamo di conservazione sostitutiva anche. Avevamo l'idea anche di portare il nostro documentale e implementarlo in Lightway. Per quanto riguarda la firma digitale, poi era lo scoglio, siccome la normativa prevede che l'utente che firma digitalmente con un dispositivo, che può essere un SP token, uno smart card, eccetera, deve farlo contestualmente mentre ha la visione del documento. Quindi pensare a un sistema remoto in modo da asincrona, come magari mi sembra di aver capito che stava proponendo lei, cioè va contro la normativa. Allora, la soluzione all'epoca è stata implementare tutto con Applet, perché in quel contestualmente l'utente ha visione del documento, sta mettendo la sua firma e quindi segue un po' quello che ci obbliga un po' la normativa. Questa era la prima. Mi chiedevo se c'era qualche soluzione, se si stava pensando dietro le quinte a qualcosa prima di inventarci anche noi la propaganda e quindi volevo capire che direzione prendere. Allora, faccio il secondo round o lo faccio dopo? Per la firma digitale l'abbiamo implementata sia in maniera sincrona, nel caso non ci sia necessità di coprire la richiesta normativa, sia in maniera sincrona, ovvero viene fatto direttamente al momento la firma, quindi anche l'importanza della data quando viene applicata la firma. L'abbiamo integrato sia utilizzando, e questo ce lo permette il message bus di Lightway, nel senso il message bus può essere configurato per lavorare in maniera sincrona o sincrona, in modo parametrico posso configurarlo. Poi invece per il tipo di dispositivo, anche noi abbiamo fatto un'integrazione con una smart card e anche lì abbiamo dovuto utilizzare un applet perché la smart card utilizzava delle tecnologie legacy, in quel caso Microsoft, quindi lavorava solo con Internet Explorer e eseguiva un applet, un ActiveX di Microsoft. E in quel caso abbiamo utilizzato il dispositivo e veniva fatta la firma al momento. Un dispositivo remoto, stai dicendo? Sì, c'era un lettore di schede. Comunque questo forse può con l'esigenza dei clienti che se si trovano in giro non devono firmare subito dal browser, quindi il massimo che hanno è il token, perché ce l'hanno in tasca. No. No? Invece lei sta restringendo al massimo. Vabbè, la nostra richiesta su che. Scusate se mi prometto. L'implementazione della firma è stata fatta in modalità flessibile. È ovvio che potremmo non coprire tutti gli aspetti. Sappiamo che questa è l'esigenza della normativa e se si può firmare in background, mettere le credenziali una volta, ti colleghi al sito di Aruba e firmi tutto in background, in batch. Se invece non vuoi firmare in background, vuoi firmare contestualmente, non puoi inserire la firma dei tuoi credenziali. Nel momento che tu decidi di firmare il documento, quindi ti puoi selezionare solo uno oppure un set, ti vengono chiesti, dimmi quali sono le credenziali per accedere alla tua firma, quindi contestualmente con il documento
limiti differenziali, accedi al servizio di sistema elettronico su Europa, in questo caso l'era smarcata che dipende o da un telefonino o qualcosa, quel dispositivo che è stato implementato e sta firmando e sta la legge. Quindi il meccanismo è plagabile, quindi estendibile a diverse funzionalità per coprire le tue esigenze. Non abbiamo fatto qualcosa che sia solo background, è qualcosa di estendibile. E in base, per cui se hai qualcosa che funziona solo col telefonino, non serve il telefonino, basta solo capire come implementarlo. Nel senso che anche quando abbiamo implementato la parte di interfaccia, l'implementazione della firma, come dicevamo, l'abbiamo fatto utilizzando il driver esterno oppure i servizi di Aruba, ma si possono installare a caso altri tipi di implementazione. Per esempio il one time token, non l'abbiamo gestito ancora, ma si può implementare. Ho capito. Per adesso è stato più avanzato dell'Atlas. Un altro un argomento simile, prima che diventa vecchio, la firma grafometrica, no? Ormai è super adottata anche in banca, cioè abbiamo smesso tutti di firmare sulla carta e ci danno il pennino, no? Mi chiedevo se anche qui avevate delle soluzioni da proporre o se qualcuno ci sta pensando. Sì, stiamo lavorando con un partner. Un po' contatto e magari apriamo un po' questo discorso. Una persona che sa di queste cose è Paolo Mattei. Poi quando si fa. Ma lui? Ok, grazie a tutti.